Grazie, questo brano era una mia composizione scritta per un dedicata a un mio carissimo amico pittore cagliaritano. Si chiama Giorgio Podda, qualcuno di voi lo conoscerà. Il brano si intitolava Gouache. E sempre in onore di Aldo Mura mi accordo la chitarra, perché non vorrei che ci sentisse. Appunto. Questo invece è un brano che ho scritto dedicato alla mia figlia, che qui non c'è, Naele. Il brano si intitola Beni Benia, che non devo tradurre, almeno qui. Thank you.
72. No, scherza. 5 e mezzo. Sempre sul capitolo mia figlia ho scritto un altro brano che ho intitolato, che ho scritto proprio quando lei era veramente appena nata, appena uscita dalla pancia della mamma, era veramente così bella che il brano l'ho intitolato Femme Fatale.
brano invece è dedicato a un capo indiano, Geronimo, ma con lui è dedicato a tutti quelli che hanno subito con dignità ingiustizie e soprusi da chi era troppo più forte di loro. E non mancano neanche oggi, credo. E tu? Non posso dire che non c'era un cane, se mi chiedono. Questa è bellina. Thank you.
Sto cercando mio figlio, spero che sia con qualcuno. Con Fanotto. Ottimo. Allora, fra un po' andiamo a cercare anche Fanotto. Invece questo è brano dedicato a lui e si intitola Bimbi. Suonare invece un brano che non è una mia composizione, è una composizione di un mio carissimo amico, illustrissimo collega, col quale ho suonato per tanti anni anche qui, un chitarrista cagliaritano, grandissimo compositore, si chiama Massimo Ferra, molti di voi lo conosceranno, e io devo molto a lui perché fu il mio primo insegnante di jazz e suonammo insieme per tanti anni, e imparai
ho imparato un sacco di cose da lui. Suono un suo brano che suonavamo insieme tanti anni fa, che si intitola Hator. Invece questo è un brano di, vista allora, si intitola Tramonto, è un brano di uno dei miei chitarristi preferiti, si chiama Ralph Towner. Thank you.
l'abbiamo fatta. 20-28. È prevista una pausa o... o non so, ci sono... Giacomo, è prevista una pausa o... Sei tu che decidi. Ah, questa sì che è una responsabilità. No, scegli... decidete voi. Dai, facciamo... facciamo... volete fare una pausa? Io al posto vostro non ne potrei più, dite voi. Io voglio una pausa. Lui vuole una... Dai, vabbè, facciamo una piccola pausa, ok? Chi vota per la pausa? Io. Dai, pausa allora. Un piccolo ringraziamento ancora a Paolo, nell'attesa che ritorni. E vorrei ringraziare pure l'altro Paolo della serata che in questo momento sta facendo il fuoco ed è il padrone di casa insieme a tutta la famiglia Fagiani. Un applauso pure per la famiglia Fagiani che hanno reso così questo, questa campagna così bella. A fra poco. Se qualcuno vuole da bere c'è qualche birretta. Alleluia, perché c'è la Italia? Sì. Perché? Abbiamo messo un po' la richiesta. Perché? Sì. Sì. Guarda lì. Aspetta che lo faccio. Finanzi sempre. Non so se questa tipa si muove. Perché è sua, di sua proprietà. Sì. Chi è meglio di un po'? Non riuscire a farlo. Non posso la luce? No, non lascio, se no. Non va bene. Bella? Fa vedere. So anche che mi stanno facendo un po' di manca niente, tranquillo, vero? È tutto sopra. Educatissimo, evidentemente. Bella quella tra le foglie. Sua figlia. E le sue. Ah sì, il simbolo. Le altre sono...
bello. Aspetta che gli faccio una foto con la mia mini. Questo è per gas. Questa è per gatti? Sì, questa lo sai cos'è la madre, è quella trippa. Trippa per gatti. Ma non si muove? Non fuori. Anche Simone deve vedere la sacca. Simone. C'è un gatto. No, c'è un dedicato che c'è piccolo. Non l'ha visto. Una stufa questa, non è una lampada. No, per me questo è sì. Sì, è rimasto tutto il concerto lì, eh? Tutto il concerto. Ah sì, scatti! Posso dire che non so. Non ha neanche la gara, tutta la ragazza di Chiara. Sì, siamo in giro. E l'aiuto dove? Vorrei che aiuti uno. Ascolta, infatti, ma quello. Povero questo. Anche se è brutta, mettiamo una busta busta per... Tanto è verde. Qua, coletta, me la porto. La tozza? Sì. Grazie, hai chiesto il combine nel noghe. Fischia che mi stia a Roma. E ti accidente per fatto. Non vuole. Gliel'hai detto quando c'è? No. Gentile, cioè. Sei la nostra... Sì. Giacomo! Sì, perché non c'è stata. I fascisti, la piazza. No! Carlo Meloni. E io dirò, e poi chi sei? Esiste di Iglesia? No, no, offri, siamo a Carbone. A Carbone? Ah, offritemi una simile. Questa è la fuori. As you like. Quando sì.
succedeva quello domani. No, scusami, avevo cercato. Parla di bandela, vuol dire una bandela, una bandela. Prima comunione tutti insieme. Quella che c'è di... Queste le ho prese da dove le ho trovate, portate qua, tutte queste. Questa solo ho modellato poco lì. Questa era modellata. No, questa era così, l'ho tolto con la comicina e ho fatto il divano. Queste sono trovate così. Queste le ho trovate, queste me le sono assemblate io, ho fatto... Erano già fatte a sedie, proprio. Erano già sedie. Posizione. Dove li hai trovate? No, no, vabbè, c'era un paese. Non vedi, guardi. Non li hai trovate qua. No. Cos'è? Ah, rimettilo in posizione. Lo lasciamo lì a questo punto. Sì, vuol restare da solo. Lasciamo ora. Fate teatro qui. Come procede? Come? Ah, ok. Perché anche io e i miei amici facciamo cinema su YouTube.
Abbiamo girato tutti e due film. Stiamo fregando. Oltre la diga. No. YouTube, oltre la diga, ci siamo solo noi. C'è l'uno e il due, che sarebbe un prequel. Perché il primo l'abbiamo girato 2 anni fa, adesso sta uscendo il video, c'è solo il trailer. No, no, c'è il film intero. Il primo, allora, spiego. Trailer e film intero del primo. Trailer del secondo. E fra un po' esce il secondo. Come? Abbiamo fatto il corso dei cortometraggi. E poi nient'altro. E che corso del cortometraggio? Cioè il corso, abbiamo fatto una, c'era una specie di una gara, non so. Ma quale inglese? Non lo so, si è occupato il regista, me l'ha solo detto, poi non abbiamo fatto nulla di che col primo. E chi è il regista? Si chiama Marco Cucu, ma non è nessuno, diciamo, siamo un gruppetto così di appassionati di Iglesias. Poi abbiamo fatto un bel po' di visualizzazioni, siamo, eravamo contenti e a posto così. Lascialo. Sai perché lì? Perché arriva un po' di calda dalla lampada. Della lampada. Deve stare vicino alla lampada, infatti. La pietra. Bravo, che sei piccola, la sta guardando la lampada. La sta guardando a te. Ma a me stai cercando. No. Cosa? Cosa c'è? Cosa? Mi sono andata. Stai adorando. Lo vedo un po' disorientato. È tutto spaventato, tutto scosso. Dai, perché l'ho toccato che adesso si sta Quando volete voi, io direi di sì. No, non lo fa il flash, però magari chiama tu al rapporto. Signori, si rinizia, signore, si rinizia. Prendiamo postazione, che sta facendo anche buietto, così poi... Vai, 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 vai. There I go, pretty baby, you are the soul who snaps my control. Signore e signori, il concerto inizia. Posso dire che non c'era un cazzo. Such a funny thing, but anytime you're near me, I never can behave. You give me a smile and then I wrap that in your magic. There's music all around me, pretty music, music that keeps calling me so very close to yours. Turn me your slave, come and do with me anything you want to, anything baby, let me get next to you. È venuto via lei. Try again. Lei è tutto staccato. Ah. È meglio? Mi sa che la rimetto lì, lo sai? Sotto feo. Ah, non deve riflettere di più. Deve? No, qui va sulla. Così? Perché bisogna farla riflettere lì, che sennò non prende con la telecamera. Perché lo acceca. Fa la luce e lui non si vede più. Così? Così? No, la riflettere. Ok? Voleva farla riflettere lì. Qui? Su questa roccia. Volete farmi riflettere? 47 anni, troppo tardi. Se no ci aggiustiamo. No, rimettiamola come prima, Pino, che era più bella e basta, ci aggiustiamo. Prima era fatta la distanza, perché questo è 500 gradi. No, no, no. Come prima, come l'avevi messa tu prima, lì era bella, via. Cioè, niente di più. Pino. Tira qua, qua vicino. No, qua. Perfetto. Qui. Ci siamo tutti. Hai già attaccato, no? Attaccato.
questo era un brano intitolato Terra Bagnata. Vi suono invece adesso una mia rielaborazione di un brano dei Beatles, che però non è tra i brani più famosi. Vediamo se qualcuno di voi lo riconosce, se c'è un vero Beatle fan. Thank you.
l'ha riconosciuto? No, non l'abbiamo riconosciuto. Chi l'ha detto? Chi? Grande. Avete vinto un disco. Thank you.
finiamo. Cosa dici? No, per me mai. Grazie. Facciamo un ultimo brano, visto che c'è un freddo e una fame. Vorrei suonarvi un brano di un mio carissimo amico e grande clarinettista, che è un brano al quale sono particolarmente affezionato. Il brano si intitola Canto d'Ebano ed è il brano che ha dato il titolo a un progetto musicale. Qualcuno di voi forse si ricorda, l'anno scorso o due anni fa siamo venuti a suonare da queste parti. Il clarinettista si chiama Gabriele Mirabassi. Questo brano bellissimo si intitola appunto Canto d'Ebano. Con questo vi saluto, grazie a tutti, soprattutto grazie a questo eroe qui presente, che vi presento, alza pintura. Vorrei dire che è un lavoro d'equipe tutto questo, cioè del baccanale, di tutta l'associazione, ovvio. Quindi anche di voi oggi. E quindi, d'ora in poi, a parte riuscire ad ospitare eccellenze del genere nei vari ambiti artistici o anche insomma delle produzioni locali. Sua eccellenza. Se volete, se avete qualcosa da proporre, sapete che adesso fate parte del gruppo e potete fare esattamente come questo. Insomma. Io ce l'avrei una proposta, fare un concerto mio al mese, qua. Chi c'è, c'è. Io per me va bene. Un applauso a Paolo. Un ultimo velocissimo grazie a mio fratello Stefano, che anche lui si è fatto in quattro e che adesso dovrebbe avere in consegna mio figlio. Quindi diciamo è un augurio, un ringraziamento anche scaramantico. Grazie a tutti voi, veramente un piacere enorme essere qui. Canto d'Ebano e poi si magna, giusto? Thank you.
grazie a tutti davvero. Grazie. Grazie. Grazie.